Perché Salvini stravince? Qual è il suo trucco, Matteo Salvini? No! Le persone lo votano perché gli stanno sul cazzo tutti gli altri! Alle scorse elezioni aveva vinto il Movimento 5 Stelle perché era la novità, perché era contro il sistema. E perché oggi il Movimento ha perso molti consensi? Perché prima si è alleato con la Lega e ha perso i voti di quelli a cui sta sul cazzo la Lega. Poi si è alleato col PD e ha perso pure di quelli a cui sta sul cazzo il PD. Manca solo che il Movimento al governo va con Berlusconi, Prodi e la Fornero e il suicidio è completato. Salvini ha capito che in Italia i voti non si prendono trovando le soluzioni. I voti si prendono trovando qualcun altro a cui dare la colpa. Genio! Dai! Quante volte abbiamo sentito politici che dicevano la colpa è dei governi precedenti. Salvini è stato più furbo perché non se l'è presa col governo precedente. E te credo, c'è stava lui. Ma se l'è presa con qualcun altro all'esterno degli italiani. La colpa in Italia è degli immigrati. E se domani vorrà prendere più voti, troverà un altro colpevole, che ne so. La colpa in Italia è di quelli che si scaccolano. Che siamo in tanti e che sono in tanti. Ma la colpa è solo degli scaccolatori minorenni, che giustamente non votano. Troviamo anche uno slogan. Prima soffiamoci il naso. E anche se noi italiani lo sappiamo che è una cazzata, lo votiamo lo stesso perché siamo esasperati. E vabbè, non ha funzionato nulla fino adesso e proviamo anche questa. A dimostrazione che quello che dico è vero, qual è infatti il partito che ha sempre più successo? Il partito degli astensionisti, che sono quelli che non guardano in faccia a nessuno. Gli stanno sul cazzo tutti. Non servono più programmi in politica. Siamo nell'era dei social, l'era in cui tutti vogliono dire la propria, tutti vogliono stare al centro dell'attenzione. Salvini l'ha capito e ha dato un'immagine di sé uguale al suo lettore. Si fa la foto mentre mangia il supplì, va in Sicilia e fa la foto mentre mangia il cannolo, a Napoli fa la foto mentre mangia il babà, ma la foto mentre sta sulla bilancia non la mette mai. Paura, eh? Poi fai selfie con la gente, fai il concorso Vinci Salvini e mentre gli altri partiti governano e perdono i voti, lui senza governare accresce il suo elettorato e si diverte pure. Genio al quadrato. Lui ha capito che nell'era dei social è più importante l'immagine della sostanza. La gente non vuole più un bravo politico che li governi, ma un grande comunicatore. Perché oggi agli italiani gli può pure dare la sola, ma gliela devi comunicare bene. Oh, io sono maggiorenne. Ah, dimenticavo, seguitemi pure su Instagram e su YouTube, Grilletto Facile. Mi raccomando, non mi fa ingassare, frate. Mannaggia le becette.